Hello everyone! Sono tornata con un reaction video perché ieri notte, durante una delle mie notti un po' insonni, non riuscivo a prendere sonno, tipo alle 3 di notte, su TikTok, brutta abitudine, mi trovo questa influencer, super famosa che però io non conoscevo, che si chiama Lauren Rosco. A quanto ho capito, lei è americana, è andata in luna di miele in Italia e quindi ha fatto un TikTok abbastanza lungo dove parla degli shock culturali che da americana ha riscontrato in Italia. Visto che sono italiana, ma sono anche stata tanto a contatto con gli americani e in America, facciamo un reaction video. Quello che dice è vero? Sono d'accordo? Vediamo. Our honeymoon to Italy was an absolute dream, but let's talk about the culture shock we experienced. We're there for 15 days and on like day 5, our tour guide said, "Hold on, you had pizza for lunch?" "Oh no, 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 no. We don't eat pizza for lunch. The pizza oven is literally not hot enough by lunchtime to make good pizza. If someone is serving you pizza for lunch, it's like a tourist trap." Two. Allora, non si mangia la pizza a pranzo. Non lo so. Non la sapevo io questa cosa del forno. È vero che di solito la pizza, quella tonda, la mangio la sera. È raro effettivamente che uno dica andiamo a mangiarci la pizza tonda a pranzo. Però non sapevo che fosse per questo motivo. A Roma noi mangiamo un sacco la pizza al taglio. Quella a pranzo la mangio sempre. Sempre la pizza al taglio di Roma. Cioè proprio tipo un non so che mangiarmi, vado di fretta, un pezzettino di pizza. Però anche in osteria ci vado sempre la sera. Huh. Poi. Two, you don't tip your servers, which we could not wrap our mind around, so we just ended up tipping anyways, but there's no little place where you fill in the tip for the credit card. Allora, questo è vero sì e no, nel senso che in America devi assolutamente lasciare la mancia, perché se non lo fai sei proprio tipo, oh mio Dio, ti guardano male, nel senso che ti ho fatto. È anche diverso il modo di lasciare la mancia. Noi la lasciamo lì sul tavolo, contanti. In America la mancia la puoi scrivere sullo scontrino e te la prendono con la carta di credito, oppure quando vai a pagare appunto con la carta c'è sullo schermo quanto in percentuale di mancia puoi lasciare, 15, 20, 25%, e non solamente al ristorante ma anche, che ne so, dal parrucchiere quando ti fai le unghie. In Italia lei dice che non si lascia la mancia, però questo non è vero. In Giappone non si lascia, cioè se tu lasci la mancia a un giapponese ti corre dietro e ti dice ti sei scordato i soldi, proprio non la prendono. In Italia no, in Italia se vai in un posto, soprattutto se è un posto carino, soprattutto se ti è piaciuto il servizio, un minimo di mancia si può lasciare. È anche vero che se non ce l'hai non succede nulla, non ti guardano male, non vuol dire che il servizio è stato terribile. Poi. If you're a large Dunkin' iced coffee with a shit ton of flavoring and cream type girl, you are going to be SOL. Espresso only and no ice. The closest you're gonna get to that is ordering a cappuccino, but even that supposedly is rude to order in the afternoon. You're supposed to order milky drinks early in the morning. Speaking of coffee. Allora, so quello che state pensando. State pensando, non è vero che in Italia c'è solamente l'espresso. C'è il cappuccino, il caffè macchiato, il caffè latte, il caffè freddo. Ok, però lasciatemi dire che rispetto alla scelta di drink che c'è in America, soprattutto quando si tratta di, che ne so, posti come Starbucks, è vero che noi in Italia tendiamo a non fare quei miscugli che fanno loro, che ci danno il caffè così e poi ti dicono mettimici anche una spruzzata di caramello, una spruzzata di dulce de leche. È vero che noi non lo facciamo questo. Poi è un'altra cosa la qualità del caffè, se ti piace l'espresso, se non ti piace. Ah, poi dice che è maleducato ordinare un cappuccino nel pomeriggio. Maleducato non è. Certo che dipende dove te lo prendi, nel senso se è tipo merenda, vai al bar e c'è voglia del cappuccino e un biscottino, una pasta, non succede niente, l'ho fatto anch'io tante volte. È diverso se ti prendi il piatto di pasta e ti dicono ma da bere che vuoi? Ma un cappuccino. Non direi che è maleducato, però non lo facciamo, questo non lo facciamo. C'è qualcuno che ti può anche guardare male. Forse se tu fossi mio amico, se ho confidenza con te, ti dico tipo no, te prego, no. Bevitelo tra 2 ore, dopo che abbiamo finito il pasto, ti fai la merendina col cappuccino. Speaking of coffee, apparently you're not supposed to have coffee before you eat. So in the States, if you have an early lunch and you sit down and you're like, oh, I'll have a cup of coffee, that's totally normal. So I asked for a cup of coffee at lunch. The guy looked at me like, okay. So a lot of time went by, our meals came, but like I never did get the coffee. And I was like, oh, just reminding you about the coffee. And he's like, you have coffee after a meal. Like it's a digestive thing. We don't do coffee before or with
meals. So like literally no, you're not getting it. Our guy. Allora, sì, assolutamente sì, il caffè per noi è la chiusura del pasto, quindi se tu mi dici voglio la pasta, bruschette e un caffè, dico vabbè, l'ho ordinato un po' presto, ma il caffè, se fossi il cameriere, te lo porterei a fine pasto, questo è vero. Però che il cameriere le abbia detto no, qui non si fa e quindi non te lo do, mi fa un po' strano, perché comunque se lo vuoi con la pasta, penso che nella maggior parte dei ristoranti te lo portano il caffè, no. Our guide also informed us that if there is a menu with photos outside the restaurant or a man standing out there like, hey, come on in, the food is probably trash. If a restaurant is actually good, the word of mouth will kind of speak for itself. They don't need to advertise. A Roma è vero questo, non so nelle altre parti d'Italia. A lot of walking. We did between 15 and 20,000 steps a day without even trying, and that's probably one of the reasons why most Italians are so fit. But sì, in Italia si cammina decisamente rispetto all'America. Ragazzi, voi non avete idea, in America dipende da dove vivi, perché se vivi in una città come New York o magari, no, LA si guida, però una città più antica, magari cammini di più. Però l'America è gigante e per la maggior parte dell'America guidi dappertutto, cioè guidi che tu c'hai la macchina nel garage di casa, quindi nemmeno sei uscito di casa sul vialetto praticamente, ti ficchi in macchina e guidi dove devi andare e parcheggi davanti. Devo andare a comprare un libro, da casa alla libreria, fai due passi, entri in libreria, adesso rientri, poi te ne vai a prendere un caffè e guidi praticamente dentro. Quindi rispetto all'America sicuramente camminiamo tantissimo noi italiani. Se vivi in una città piccola, magari non prendi la macchina, magari prendi la bici, magari vai a piedi. Se vivi in una città grande come a Roma, la macchina la prendi perché la macchina serve. Se non prendi la macchina, prendi l'autobus ma comunque non ti lascia mai, soprattutto il servizio d'autobus che c'è a Roma, sotto il lavoro. Ma anche se prendi la macchina, con i problemi di parcheggio che abbiamo noi, spesso volentieri parcheggi lontano. E anche noi abbiamo la cultura del passeggiare, cioè quante volte uno mangia e dice ci facciamo due passi così per digerire, o finisci di mangiare al ristorante e dici dai facciamoci due passi e ci andiamo a prendere il gelato, alla fine cammini. Noi ce l'abbiamo questa cultura, in America no, ma è proprio per come sono costruite le città. Cioè se tu c'hai una città, una cittadina, perché New York, alcune città sono diverse, in cui qui c'è la banca, qui c'è un ristorante, qui c'è un edificio, qui c'è un negozio di vestiti, ma dove cammini? Cioè dove vai? Te la fai la passeggiata per fratte praticamente. Quindi proprio per la struttura delle città loro tendono a camminare di meno, questo è vero. Poi certo loro erano in vacanza, quindi hanno camminato penso il quintuplo. But also wine with every single meal. And when I tell you I don't really drink at home, like just casually with my meals, I just drink at parties and stuff like that. After like a week of drinking with every meal, I was like, babe, you know what, today I don't think I'm gonna drink. So we sit down at lunch and our server was like, would you like a glass of wine? I was like, you know what, no thanks. He looked at me like, are you sure? And I'm like, yeah, I actually don't think I'm gonna have any wine. And he goes, okay, I'll bring you the wine list when your pasta comes and you can get a glass of red then. Like he was not taking no for an answer and I was like, ok, un attimo. Questo penso che sia perché sono turisti e sono americani e quindi magari sono abituati in Italia ad avere sempre i turisti americani, sempre si prendono il vino con ogni pasto. Penso perché io sono un'italiana che non beve, io bevo zero. Sì, ogni tanto mi sento un po' a disagio a non prendere neanche un bicchiere di vino, soprattutto in posti carini dove magari tutti si prendono un bicchiere di vino, perché è vero che c'è questa cultura del bicchiere di vino, almeno in Italia. Non dico sempre la bottiglia, perché non sempre prendiamo la bottiglia, però questa cultura c'è. A casa, per esempio, quando vivevo con papà, non a tutti i pasti, però spesso e volentieri a cena il mezzo bicchiere di vino se lo versava e se lo faceva. Quindi, e mio padre non è per niente uno che beve, però addirittura che ti guarda così e ti dice no, devi bere. A me non mi è mai capitato, anche perché io non bevo, dico no, voglio mangiare. This one really surprised us. We are from the dirty south, ATL. We have southern hospitality. We're bubbly, we're friendly. I feel like when we went to the coast, it was a little bit more warm and friendly. But in the big cities, no. When I'm interacting with a server, I'm always really bubbly, like, oh, I'll have the carbonara, please. I'm just a smiley person. And I swear to you, our servers would be like, okay. Almost like, why are you smiling? I get it, you're dealing with tourists all day and you don't get tips, so I would have a more serious face too. Ok, è vero, perché è una cosa di cui io parlavo sempre con Brian. In America c'è questa cosa del customer service, che il cliente ha sempre ragione, quindi praticamente tu entri in qualsiasi posto e loro, hi, how are you doing? How can I help you today? Ma proprio tanto, tanto, tanto. O magari capita che ti fanno un complimento, entri e ti dicono, oh my god, I love your shirt! E lei dice,
c'entrano le mance. Sì, un po' è per questo, un po' è proprio, penso sia la cultura del lavorare con il pubblico, che in America è così. È molto bubbly, è molto sorridente, ma un po' in generale in America sono tutti con le persone che non conoscono. Hi, how are you doing? In Italia no. E questa è una cosa che secondo me ha pro e contro. In Italia, se tu trovi una persona che sta lavorando, che ti sorride e ti fa un complimento e ti dice wow, quanto mi piacciono i tuoi capelli, è perché magari è vero, le piacciono i tuoi capelli, oppure sta avendo una bella giornata e di buon umore, davvero. Se invece è un po' più serio, un po' più che sta lavorando così, un po' più magari sta avendo una brutta giornata e te lo fa vedere, e questo non sempre è bello, perché comunque stai lavorando, sarebbe carino vedere un sorriso, però la parte buona di questo è che sai che se sorridono è vero. Ok, so now breakfast. When I think of breakfast, I think of like bacon and eggs, right? No, you're not gonna find that in Italy. I guess they just have like an espresso and a pastry. That's what you'll find in the cafes, but it's not like there's a breakfast restaurant, IHOP, or a Waffle House type situation, or even like a family-owned version of that type of restaurant. In fact, there was only one breakfast place that we saw that had like a bacon and eggs type situation, and it literally said, we serve American breakfast on the sign. È vero, ragazzi. Allora, io sono un'italiana un po' strana. A me piace il caffè americano e mi piace fare colazione nei breakfast restaurant. È una delle cose più fighe che secondo me c'hanno in America, che non abbiamo in Italia. Ho anche fatto un video sul breakfast restaurant dove vado e mi faccio la colazione americana, ve lo lascio qui sopra così lo potete guardare. È fighissimo. Tu ti svegli tranquilla alle 9, alle 10, te ne vai lì nel breakfast restaurant e c'hai quel misto di, che ne so, una omelette con le patate, poi però ti prendi anche un waffle, poi praticamente ti fa anche da pranzo, cioè è come un brunch. Rimangi la sera quando mangiano loro, tipo alle 6. Nelle grandi città, in realtà a Roma ce ne sono tanti di posti che fanno la colazione americana, però non sono proprio breakfast restaurants, l'atmosfera è diversa, quindi girl, su questo ti capisco. Però pure che ti mangi cappuccino e cornetto un po' di 10 giorni, vabbè. On the food note, I'm allergic to gluten and I thought I would not be able to eat anything in Italy because of all the pasta and pizza. Let me tell you, Italy is the most gluten friendly place on this earth. Almost every single restaurant we went to had gluten-free pasta, gluten-free pizza, gluten-free desserts. I even had a gluten-free bread basket brought to me before dinner. I haven't had that in 15 years. Allora, io questo non lo so perché non sono allergica al glutine. Non mi fa tanto bene, dice la mia naturopata, però lo mangio. Però penso proprio che proprio perché in Italia c'è questa grande cultura del carboidrato, della pasta, della pizza, del pane, e ci sono tante persone che non possono assumere glutine, proprio per questo ci sono anche tante opzioni gluten-free. I think I also found out I was lactose intolerant on this trip because the amount of cheese and heavy pastas and creams and milk and gelato that we ate tore up my stomach so bad that I actually shit my pants on the tour. Actually shit my pants, and that's a story time for a whole other video. Girl, mi dispiace perché deve essere stata una sensazione davvero, davvero orrenda. Poi luna di miele, mi dispiace. Lastly, fashion. You guys told me no one in Italy would be in sneakers, jeans, like you need to dress almost business casual or in sundresses. And partly that's true. No one was in athleisure. However, I saw a ton of jeans and sneakers. The difference is the jeans were always really fashionable jeans, like the big wide legs or flares. And the sneaker was always like a fashion sneaker, not like a running shoe. Overall, what I noticed about the fashion is people actually put thought into what they were going to wear that day. You will not see a person that looks like they just rolled out of bed walking on the street, like how we see people at Walmart and at the airport, like in their pajamas and stuff. You're not gonna see that. Anyways, our honeymoon was an absolute dream, but those are some pretty funny culture things that made us feel like stupid Americans. È vero, ragazzi, è vero. So che state pensando, ma a me non importa niente della moda, non me ne frega niente. Ok, può essere, però in generale noi italiani abbiamo un gusto dell'estetica forte. Anche se ci mettiamo la magliettina, il jeans e la scarpa da ginnastica, di solito siamo carini. In Florida soprattutto, ragazzi, io ho visto cose in pubblico che penso che io non metterei neanche a casa da sola. È vero, la gente è vero che è come se stesse in pigiama, praticamente si esce dal letto, si mette l'infradito, il ciuccio in testa ed esce, e questo in Italia non lo vedi tanto, anche quando ti metti semplice, e io vado sempre semplice. Siamo carini, ci pensiamo un attimino, tipo vabbè dai, ho già tre colori addosso,
posto, non me ne metto, sei. E poi il numero delle persone che invece fa attenzione alla moda e che si veste bene è molto più alto, cioè tante delle mie amiche si vestono proprio bene, quindi sì, è vero. Bene, ragazzi, cosa ne pensate? Fatemi anche voi un piccolo reaction nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video, lasciatemi un thumbs up, iscrivetevi, ci vediamo alla prossima, ciao!